Una scarpa rossa, rossa come il sangue delle vittime della violenza, è il simbolo di questa giornata. Nel palazzo del Podestà di Montevarchi, tre donne diverse si confrontano in una tavola rotonda organizzata dal Comitato 8 marzo 25 novembre del Valdarno per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Toscana tra il 2006 e il 2017 sono stati 108 i femminicidi e per fermare questa piaga è necessario non far passare sotto silenzio una strage fatta di vessazioni quotidiane. È importante ricordarlo per tenere viva l'attenzione su quello che accade, per cercare di dare degli elementi anche di consapevolezza, per cercare di fare cultura intorno all'idea che la violenza non serve. Per dire, ho visto uno slogan che mi è piaciuto: non è normale che sia normale che le donne vengano picchiate o che vengano uccise, non è normale che si subiscano soprusi, per cui credo che sia importante parlarne di queste cose e farne testimonianza attiva. Grandi cooperative di consumo e donne alla guida, terzo settore e volontariato, come nel caso di Dynamo Camp. Si parla anche di questo a Montevarchi. Vincenza Rando, avvocato in processi contro la mafia, impegnata contro le violenze alle donne dentro le famiglie mafiose e ndranghetiste. Quelli sono donne invisibili a volte, no? Che si vedono molto meno, perché sappiamo bene che la cultura ndranghetista è una cultura che è proprio organizzata, no? È una cultura nascosta che non deve emergere, quindi queste donne fanno fatica, ancora più fatica, e su questo noi siamo molto impegnate, perché per dare luce, illuminare su questo, specialmente dopo la storia di Lea Garofalo. Io credo che su questo tema c'è più attenzione, però non deve essere un'attenzione del 24 o del 25 novembre, ma deve essere un'attenzione di ogni giorno, per costruire un'attenzione su questo significa costruire una società solidale e una società di cittadinanza. La tavola rotonda è l'atto finale di un programma lungo un mese dedicato al tema delle donne e promosso dal Comitato 8 marzo 25 novembre del Valdarno, una rete di associazioni e realtà locali nata grazie alle sezioni SociCop di Montevarchi e San Giovanni Valdarno. Il 25 novembre è l'occasione anche per la consegna del premio Tesi promosso dallo stesso comitato. È il sesto anno che facciamo il premio Tesi dedicato a Caterina e Nadia Nencioni, le due bambine che 25 anni fa sono morte nell'attentato ai Giorgofili. E per 6 anni, e speriamo di continuare, abbiamo dedicato sempre, anche se il tema del premio Tesi cambiava e è cambiato ogni anno, ma abbiamo insistito per dedicarlo a loro, perché secondo noi, secondo il comitato 8 marzo 25 novembre, dedicarlo a Caterina e Nadia vuol dire dedicarlo a tutte le donne, a tutti gli uomini, a tutte le persone, promuovendo solidarietà, rispetto, pace. Io penso che sia un dovere continuare a portare avanti questa serie di manifestazioni, questa serie di appuntamenti, perché forse può essere proprio il modo per far sì che le donne possano prendere coscienza e capire che c'è un mondo fuori che le può aiutare. 13 le tesi presentate quest'anno, i due premi sono andati a Lisa Cammilli per la tesi triennale e Camilla Ciappei per quella magistrale.